Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze. Oggi voglio mostrarvi come ho fatto il mio peel-off copri cuticole, quella sorta di protezione che si mette intorno all'unghia per evitare che quando ci si dà lo smalto ci si sporchi anche qui nel giro cuticole. Allora, niente di più semplice, anche perché ho guardato la composizione di alcuni prodotti e ho visto che non sono nient'altro che colla vinilica, normalissima colla vinilica, e poi, siccome ho visto che ci sono anche colorate, ho messo, ma proprio un goccino di colore acrilico che avevo acquistato nel set da pittura alla Lidl, se non sbaglio. Sì, ok. Cosa ho fatto? Ho messo il quantitativo che vedete di colla vinilica e poi un goccino, ma proprio un goccino di colore acrilico per fare il. Per dare un colore a questa. Vedete? Cioè, è proprio. Ah, sì. Ok, una volta che io ho amalgamato bene la colla vinilica e il colore acrilico, non devo far altro che, ecco, metterlo sul mio. Aspettate, ecco, io di solito lo metto tamponando così. C'è chi lo mette anche così, però sinceramente io preferisco metterlo tamponando perché sono sicura che nel rilascio lo metto anche qui dietro, perché quando andiamo a passare lo smalto che chiudiamo sia i laterali che sopra, ecco, vedete? Poi voglio dire, ne posso mettere anche in abbondanza, perché tanto, cioè, hai voglia fare peel off, perché si chiama peel off, ma io lo chiamo salvaguarda le tue cuticole. Ok, poi andiamo a mettere lo smalto. Aspettate che appoggio questo. E possiamo benissimo. Ecco qua. Se Golden Violet mi sta guardando, guarda, adesso lo uso io il tuo smalto, così faccio vedere che sotto ovviamente ho un semipermanente. Niente, posso andare benissimo a mettere lo smalto senza aver paura di sporcare il giro cuticole. Perché comunque ho questo peel off. Cioè, è inutile che vado lì a ciancicarlo. Comunque, nel caso fossi andata fuori dai bordi, diciamo, avrei evitato che lo smalto si depositasse nella pelle e poi dovessi usare, che ne so, il pennellino con l'acetone per togliere lo smalto, oppure il matitozzo, questo, aspettate che ve lo faccio vedere, questo matitozzo, anche perché sono rimasta con una punta sola e questa è leggermente andata. E niente, adesso aspettiamo che si asciughi e poi vi faccio vedere come si toglie. Allora, eccoci qua, sono passati 5 minuti, ho dato anche il tempo allo smalto di asciugarsi, guardate, viene via, aspettate che ve lo faccio vedere bene. Ok, qui magari ne avevo messo in abbondanza, ma voglio dire, posso anche sciacquarlo via, guardate. Viene via anche così. Visto? Saranno 4 grammi di colla vinilica?
Una goccia di acrilico e voilà, il vostro peel-off protegge cuticole e fatto in casa. Eccolo qua. Beh, spero come al solito di esservi stata utile e soprattutto di riuscire a farvi risparmiare. Vi mando un bacione e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!